cerchio Ifior attraverso Tullia e Gian, Doutudes, Scifo. E l'estasi, creature? Voi pensate che l'estasi faccia parte dell'amore? Vi state sbagliando. Tutto quello che avete detto stasera sull'estasi riguardava l'amore nel relativo. L'amore che è non ha né tormento né estasi, semplicemente è. Non può avere attributi di alcun tipo. Gli attributi dell'amore che è vengono poi a scaturire nel momento in cui l'amore che è si proietta all'interno della dualità e della relatività. Allorché si traduce in comportamenti attraverso la coscienza delle persone mentre operano sul piano fisico. Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Commento. Forse Scifo parlava dall'amore che è, che non ha né tormento né estasi.